Bentornati all'interno del nostro programma che appunto ricordiamo essere un percorso attraverso la psiche, appunto si chiama, abbiamo deciso di chiamarlo psiche e dintorni e ovviamente su come gestire i nostri figli. Abbiamo prima parlato delle varie problematiche riguardanti il sonno e i capricci dei bambini, ad ora continuiamo con un argomento altrettanto difficile e di grande importanza, l'asilo e l'inserimento verso la scuola materna. Sì, prima di parlare nello specifico vorrei aggiungere qualche altra informazione su quella che dicevo prima sulle fasi di sviluppo. Ecco, bisogna capire bene la fase di sviluppo che attraversa il bambino nel momento in cui va all'asilo. Abbiamo parlato prima di una fase cosiddetta di egocentrismo, di, come diceva Sigmund Freud, di principio del piacere, per cui il bambino deve soddisfare immediatamente i suoi bisogni, dove il bambino non riconosce l'altro e quindi il punto di vista, l'unico punto di vista che ha è il suo, quindi ha queste difficoltà. L'asilo rappresenta, perché rappresenta un momento particolare, un momento anche molto delicato dello sviluppo del bambino. Perché con l'asilo il bambino comincia intanto, per la prima volta, a staccarsi dai genitori, dalla madre in particolare. Quindi per la prima volta il bambino si allontana da casa senza i genitori. E quindi, ma oltretutto per la prima volta il bambino si deve confrontare con un minimo di regole e si deve confrontare con un altro punto di vista che è quello degli altri bambini, ad esempio. Quindi è un passaggio estremamente delicato. Sicuramente il primo momento, prima dell'asilo, è importante dei genitori, quindi si comincia piano piano a maturare anche una propria personalità, quindi è proprio lì che bisogna operare, cioè da un punto di vista educativo che del bambino. Sì, non solo bisogna operare bene, ma intanto ci sono alcune cose che è bene che i genitori sappiano, cioè delle modalità come accompagnare il bambino in questa fase. Ecco, cosa si deve fare? Ma per fortuna negli ultimi anni, ad esempio, si è diffusa sempre di più l'abitudine che ai bambini, prima ancora che vadano all'asilo, gli si fa vedere il luogo, gli si fa in qualche maniera, lo si aiuta ad entrare in confidenza con un nuovo luogo e con nuove persone. Quindi per fortuna si entra, questa è una buona idea, questa di prepararlo gradatamente. Ora, naturalmente, cosa succede? Succede che i bambini al primo impatto all'asilo spesso e volentieri fanno delle resistenze. Quindi assistiamo ai bambini, specialmente nei primi giorni, che piangono, che fanno un po' di capricci, qualche volta anche in maniera molto forte. Cosa possiamo dire su questo aspetto? Innanzitutto, io suggerirei ai genitori, non farsi prendere dall'ansia del bambino che piange o del bambino che si dimena perché non vuole andare all'asilo. Però una cosa la suggerisco, di verificare, una volta lasciato all'asilo, se durante poi la mattinata, ad esempio, il bambino continua a piangere, oppure se il bambino smette di piangere e comincia a giocare con gli altri bambini. Quindi deve informarsi, il genitore deve avere questa informazione. Se per caso il bambino continua a piangere tutta la mattinata, eccetera, lì allora bisogna cominciare a riflettere, perché potrebbe anche darsi che il bambino ancora non è maturo per affrontare questo, distacco, questa separazione. E in termine tecnico noi diciamo che i bambini, per essere pronti all'asilo, devono raggiungere quella fase di sviluppo che noi chiamiamo costanza dell'oggetto. Intendiamo costanza dell'oggetto il fatto che il bambino, quando non vede la madre, ha già interiorizzato che la madre c'è. Perché in una prima fase, quando non c'è ancora la costanza dell'oggetto, se la madre si allontana e va in un'altra stanza, ad esempio, per il bambino la madre non esiste. Quindi il bambino prova una sensazione quasi di abbandono. Quando invece raggiunge la costanza dell'oggetto, cioè il bambino comincia a sapere che la madre, il papà o gli altri
anche che non sono, diciamo, nell'ambito della sua vista, Quindi ci ritorniamo a sono quel discorso ugualmente. di interiorizzare. Sì. Quindi voglio dire, in alcuni casi che sono, devo dire, non molto frequenti, ci sono bambini che a 3 anni, ad esempio, non sono ancora pronti ad affrontare questo Quindi distacco. dobbiamo rispettare i loro tempi oppure perché ci sono bambini che magari a 2 anni in genere si comincia con. A scanso di equivoci, ribadisco, solo in alcuni casi, torno a ripetere, non sono molto frequenti, quando il bambino viene lasciato all'asilo che piange e viene, quando i genitori vanno a riprenderlo, ancora piange. Quindi vuol dire che il bambino non ha sofferto, ma nella maggior parte dei casi, per fortuna, piangono all'inizio nel distacco proprio fisico, poi invece durante la mattinata i bambini giocano tranquillamente Anche qui poi gioca il ruolo fondamentale gli educatori. Certo, questo non c'è Mettere dubbio, in gli atto. educatori hanno un ruolo importantissimo, per questo motivo ritengo che debbano essere persone veramente molto preparate, soprattutto devono essere a conoscenza in maniera approfondita di tutte le problematiche che riguardano i Meccanismi di bambini e sviluppo delle del fasi di bambino. sviluppo dei bambini. Quindi ci sono bambini che possono anche manifestare dei disagi, nel senso che non si sentono adeguati per quel tipo di vita all'interno dell'asilo, tra virgolette. Quindi ci sono bambini che magari tornano a casa manifestando dei problemi, nel senso poi non vogliono mangiare oppure non vogliono fare il riposino. Bisogna allarmarsi in questo senso oppure bisogna magari aspettare che sia una fase di Sì. Certo, passaggio. Cioè che il bambino si ambienti, si adegui insomma alle regole dell'asilo. sì, certo, dobbiamo dargli tempo di adattarsi, ma quando i bambini presentano problemi molto accentuati, evidentemente c'è anche altro, quindi lì bisogna a quel punto fare un'indagine precisa del perché il bambino assume quell'atteggiamento, perché un bambino normale che, come dire, che cammina nelle sue fasi di sviluppo in maniera normale, non dovrebbe avere problemi all'asilo. Quindi se il bambino invece mostra dei problemi molto accentuati, questo vuol dire che allora qualche problema c'è, Quindi è poi bisogna fondamentale capire. l'osservazione anche Certo, per quanto riguarda lo sviluppo e anche nell'apprendimento, perché ovviamente se un bambino è troppo silenzioso, asociale, tra virgolette, sicuramente nasconde delle problematiche. può essere caratteriale, diciamo, il discorso. Sì, ma abbiamo detto prima che è importante il ruolo degli operatori, i quali devono avere anche questa capacità di osservazione e di riferire questo. Un bambino che si isola continuamente, beh, insomma, non può passare inosservato, e bisogna che questo venga comunque comunicato ai genitori, e questo sicuramente. Insomma, i bambini vanno osservati, perché osservandoli si capisce molto. Anche da come giocano. Con i bambini piccoli a quest'età. Noi, insomma, io quando ho fatto formazione facevamo dei seminari di formazione che si chiamavano proprio Baby Observation, cioè noi venivamo abituati a guardare noi guardavamo i bambini da dietro uno specchio unidirezionale, guardare i bambini come giocavano, come si muovevano, come si relazionavano tra loro. Anche osservare il rapporto del bambino che ha con la madre. Assolutamente. Sicuramente questo può Ma essere osservando i un bambini ottimo si capisce modo. molto, anche perché i bambini a quell'età non comunicano molte cose verbalmente. Con il corpo. La comunicazione dei bambini piccoli di quell'età spesso non è di natura verbale, insomma, quindi. Ma quindi è utile domandare magari, cercare di chiedere al proprio figlio come si è trovata all'asilo, cosa ha fatto, cioè proprio per instaurare un rapporto di sì. Confidenziale. Sì, basta che non succeda quello che poi, quando sono un po' più grandicelle, avviene, che appena entrano a casa la mamma o il papà, insomma, i genitori, che hai fatto, come è andata, cioè, no, diamogli tempo. Interrogatorio. Io credo invece che se un genitore voglia sapere come sono andate le cose, sia del bambino, ma anche poi successivamente del bambino un po' più grande che va a scuola, basta aspettare, basta, come dire, cercare le informazioni all'interno di un dialogo più generale, che anziché stare lì e fargli un primo grado di quello che è Che sarebbe successo. controproducente, Poi sicuramente. bisogna anche, secondo me, lasciare anche lo spazio ai bambini di comunicare ciò che vogliono e ciò che non vogliono. Di creare quella Quindi non per fiducia. forza, ecco, No, stare no, dietro no, no. a
Signore, un atteggiamento, come dire, il genitore deve avere un atteggiamento recettivo, non deve avere un atteggiamento, no, Inquisitorio. come si dice, Da tiranno. prevaricatorio, no? Ma deve avere un atteggiamento ricettivo, quindi ascoltare il bambino, poi se vuole avere informazioni ci sono mille modi, senza essere diretti, cioè, quindi non... Metodi subliminali, insomma, in cui No, magari subliminare, ma insomma ci si sono dovrebbe modi che in maniera che il bambino si sente anche, come dire, non si sente ogni volta che torna da oppresso. scuola, Quindi non è come dire, utile chiedere cosa hanno interrogatorio di fatto. primo Ah, grado. no, magari non in Ma lo si può chiedere maniera in modo diverso, prevaricatrice, non è che certo. bisogna dire che cosa hai fatto, come è stata la maestra, gli altri bambini, no, bisogna pure fare magari domande generiche e poi lì vedere il bambino, quanto il bambino vuole comunicare e quanto no. Anche Sicuramente se non comunica, questo diventa un elemento interessante, sì. di capire quanto il bambino vuole comunicare. Tra altre cose, attraverso questo sistema noi comprendiamo ciò che colpisce il bambino in questa fase della sua vita, in queste nuove dinamiche in cui è all'asilo, insomma. Quindi anche, Stiamo parlando dell'asilo. quindi anche dal punto di vista del bambino che inizia a dire le famose bugie o che inizia, quando è che dobbiamo preoccupare? Quando diventa cronica la cosa? Cioè quando il bambino poi lo fa d'abitudine a dire sempre, perché la bugia, vabbè, si sa, può essere giustificata, anche capita, da un certo punto di vista dell'età, una certa fascia d'età. Però poi diventa quando, ecco, cosa si nasconde dietro il fatto di dire sempre. Ma noi dobbiamo sempre ricordare un fatto, no? La bugia è uno strumento comunicativo, cioè, è sempre uno strumento comunicativo. Quando la bugia diventa patologica, cioè ci sono situazioni dove la bugia diventa patologica, lì dobbiamo chiederci perché, come dire, perché il bambino poi ha necessità di raccontare bugie. Questo è riconducibile anche al rapporto con i genitori, Sì, alla famiglia. se mi si dice o mi si porta un bambino e mi si dice o qualche genitore mi dice ma mio figlio dice continuamente bugie, io devo fare un'analisi attenta non solo del bambino, col quale ovviamente facciamo tutto quello che normalmente facciamo attraverso gli strumenti che utilizziamo per analizzare i bambini a quell'età, che sono più di tipo proiettivo che di tipo diretto, insomma attraverso i disegni grafici o Quindi attraverso il altre. disegno infantile Il disegno lì infantile si poi gli possiamo potrebbe anche capire dedicare una cosa perché è qualcosa. estremamente importante. Tra le altre cose, volevo ecco suggerire anche ai genitori che attraverso il disegno possono avere loro stessi la capacità, la possibilità di valutare lo sviluppo del bambino. Poi se vogliamo ci ritorniamo e possiamo, come dire, vedere insieme quali sono, ad esempio, le fasi successive di sviluppo dell'attività grafica dei bambini. Che Quindi può anche essere l'uso dei interessante. colori, magari, che un Che l'uso dei bambino colori. usa, se si usano colori scuri o È spesso uno usa il neve. strumento, io lo È un suggerisco test sempre, efficace. più che un test, proprio è uno strumento per valutare il bambino che cresce dallo scarabocchio, perché il bambino va dallo scarabocchio fino all'omino, fino ai disegni. Ma questo percorso ha delle cadenze, quindi noi possiamo valutarlo, anche Sicuramente conservando. nell'excursus educativo sono dei validi strumenti per Assolutamente sì. comprendere anche il suo sviluppo. Soprattutto in una prima fase dove abbiamo necessità, ad esempio, di valutare lo sviluppo psicomotore del bambino, come ad esempio poi la capacità di tenere la matita, ad esempio di stare dentro i contorni del foglio prima e del disegno dopo, quando viene colorato, quindi stare all'interno dei margini del E queste disegno. sono tecniche che indicano dei particolari Sì, sono degli tecniche di sviluppi del osservazione, sì, sì. questo ci dice Quindi molto. sulla propria Poi vedremo, interiorizzazione. casomai, ma possiamo anche dire se le fasi sono estremamente. Perché il bambino parte da una fase di scarabocchio. Nella prima fase il bambino cosa fa? Prende una matita o qualunque cosa sia, una penna, e la tiene in un modo non certo idoneo come farà dopo. E la sua attività è quella di sfregamento, di colpi sul foglio, Anche di no? scarabocchiare sulle mura di casa. Sulle mura di casa, però questa fase è una fase in cui il bambino, la prima fase dello scarabocchio è una fase in cui più che un disegno vero e proprio è degli sfregamenti, dei colpi, Può eccetera. essere anche un modo di attestare la propria personalità, di Sì, dire ma io sono qui. Anche un modo questo sì, ma lo di farà, i invogliare i genitori di bambini lo attirare fanno in tantissimi l'attenzione. modi.
impongono la loro personalità frequentemente. Ci sono, sì. Sicuramente. Poi c'è lo scarabocchio, poi c'è il disegno. Il bambino passa dalla prima fase dello scarabocchio, che è quello di queste linee tracciate sul foglio, in genere spigolose, senza cose. E a un certo punto il bambino fa un'operazione, questa è molto importante osservarla, che è quella di cominciare a fare disegni circolari. Perché? Perché comincia ad avere una maggiore, come dire, controllo psicomotorio della mano. Allora comincia a fare, quindi seguire queste fasi, dalla primissima, che è quella che dicevo io, di questi colpi, sfregamento sul foglio, molto spesso strappano il foglio, ad esempio, no? Ad una seconda fase dove il bambino comincia a fare linee sul foglio, in genere spigolose, fino a una terza fase dove comincia a fare dei movimenti circolari. Ma seguirlo quando fa queste cose non è che costi, però questo ci dà l'idea che il bambino sta camminando nel suo sviluppo. Fa un percorso giusto, diciamo, sì, fa un percorso in questo caso proprio dal punto di vista psicomotorio, che è, come dire, la preparazione poi alla scrittura, dove ci vorrà una capacità oculo-manuale molto più complessa. La scrittura è una manifestazione molto complessa dal punto di vista psicologico. Quindi sono anche degli ottimi strumenti per valutare l'attenzione, la concentrazione. Sì, possiamo seguirlo poi anche nei disegni che farà dopo, nei colori che usa. I colori sono sempre estremamente importanti. Ecco, se a proposito di colori, un bambino tende ad usare sempre un colore, per esempio un colore nero, un colore comunque... Beh, se usa sempre il nero, se usa sempre questi colori, può certamente qualche periodo, problema. Può essere un periodo, c'è qualche piccolo disagio suo? No, un periodo. Ecco, bisogna seguirlo il bambino nel tempo. Se lui continua sempre a disegnare in quella maniera, vuol dire che qualche problema c'è, sicuramente utilizza, se non utilizza i colori. E poi lì entra in gioco il fatto di riconoscerli i colori, quindi anche un'altra fase che... Nell'identificarli. Però tenere in una cartellina i disegni che fanno i figli, anche quando sono così, no? Per un genitore, questa è una cosa interessante, perché... È anche un modo per conoscerli. Li può mettere poi sul tavolo e verificare gli stessi... I veri cambiamenti, sì, che il bambino ha nel corso del tempo. Certo. Per esempio, il momento in cui un bambino disegna una casa senza le finestre, senza una porta... O un albero senza rami, cosa significa? Però perché molto spesso accade questo. Però vorrei dire una cosa che è estremamente importante. Quando fanno questi disegni, non si può essere così, dire disegna una casa senza finestre vuol dire questo, perché tutto questo va sempre rapportato alla storia del bambino, della famiglia, eccetera. Quindi un'analisi si fa. Allora, tutti i test, perché io ritengo specialmente tutti i test grafici, allora, hanno senso, hanno significato, hanno utilità se vengono inseriti, rapportati a tutto il resto delle informazioni che noi dobbiamo avere quando, ad esempio, facciamo una diagnosi di sviluppo. Quando noi valutiamo un bambino, che cosa dobbiamo dire alla fine? Alla fine dobbiamo dire se questo bambino, mettiamo l'esempio che ha 5 anni, quando facciamo la diagnosi di sviluppo, diciamo questo bambino è sviluppato in maniera normale, cioè ha raggiunto tutto ciò che un bambino di 5 anni dovrebbe raggiungere. Ma questo lo facciamo non solo attraverso i test, lo facciamo attraverso i test, attraverso l'anamnesi, quindi tutta la storia del bambino. Noi quando cominciamo a raccogliere informazioni, cominciamo dalla gravidanza, nemmeno da quando è nato. Per esempio, spesso chiediamo alla madre, ad esempio, di darci informazione sul periodo della gravidanza, come è stata, tranquilla, ansiosa, che anche traumatica. La madre, quindi questo si può influenzare. Poi chiediamo informazioni sul parto, su come è avvenuto, su cosa è successo dopo, se è stato in ospedale, e se la gravidanza, cioè, è chiediamo stata... una serie di informazioni che poi, unite a questi altri elementi, diciamo, di indagine che sono i test grafici, ci possono dire da sola non ha le finestre, questo vuol dire non sappiamo esattamente, se non poi appunto ci colleghiamo a questi elementi. Quindi sia chiaro, il discorso è molto più profondo. Questo mi viene in mente, scusate, come quando molto spesso qualcuno mi dice ho sognato questa cosa, che vuol dire? Anche il sogno non ha senso se non è legato alla storia della persona. Cioè, certo, è tutto... Non è che siamo al livello della smorfia, che ogni cosa ha un suo simbolo, una sua simbolicità. Se vuol dire e così. Quindi tornando sempre all'ambiente dell'asilo, comunque prescolare,
Il rapporto che deve avere una maestra con un bambino particolarmente attivo, particolarmente difficile, tra virgolette, ecco perché ci sono maestre che si sa, insomma, tendono ad avere dei metodi un po' duri, diciamo, un po' severi, troppo severi, ecco. Come si dovrebbe relazionare un'educatrice che si trova davanti ad avere un bambino, insomma, Ma con... sicuramente un'educatrice si troverà di fronte bambini uno diverso dall'altro, no? Quindi anche questo bisogna tenerlo conto non solo nella fase dell'asilo, anche poi nella scuola, no? Hanno davanti una serie di bambini con problemi, con caratteristiche assolutamente diverse, no? Non si trova il bambino, quello che dicevamo prima, silenzioso, che sta lì e che non dà nessun problema, o ci troviamo il bambino molto energico, molto... Iperattivo. Fino al bambino iperattivo. Il bambino iperattivo già è una questione già un po' più complessa e complicata, cioè nel senso che cioè diventa difficile gestirlo. Ora è chiaro, e torno a ripetere questo aspetto, qui voglio dire, vorrei sollevare anche una critica che adesso per fortuna si sta ponendo rimedio, ma una volta si facevano gli insegnanti di scuola materna o scuola elementare senza alcuna preparazione specifica, no? Però siccome io ritengo che fare educatrice in una scuola d'infanzia o l'insegnante in una scuola elementare sono delle professioni estremamente delicate e soprattutto bisogna avere veramente grandi capacità professionali, perché trattiamo un materiale estremamente delicato come sono i bambini. Cosa deve Oltre... fare un'educatrice? Un'educatrice deve rapportarsi singolarmente rispetto al problema che il bambino ci consegna. Poi come affrontare l'iperattività? Faccio qualche esempio pratico per capirci. Vale. scusi, un bambino iperattivo, in linea generale, come si presenta? Il bambino iperattivo sicuramente non sta fermo, non sta seduto, non Una completa un lavoro, concentrazione. disturba gli altri bambini, quindi ha tutta una serie di attività. Può essere violento anche o con altri bambini oppure Sì, ma marginale? questi sono casi, diciamo, abbastanza rari, non discutiamo di questo. Esistono bambini che sono anche aggressivi, questo sì, lì già parliamo di un altro discorso. Ma il problema che lei ha posto, il problema è che deve fare un'educatrice di fronte a questi problemi, cosa deve fare? Appunto, deve capire che i bambini sono diversi uno dall'altro e mettere in atto degli atteggiamenti, ma dei comportamenti che possono aiutare il bambino a inserirsi nel contesto Quindi della... creare anche un rapporto di fiducia, di confidenza. Se io capisco, faccio un esempio pratico, no? Se io capisco che un bambino non sta seduto più di 10 minuti, è inutile che lo tengo un'ora seduto. Quello dopo 10 minuti va in escandescenze. Allora devo avere, come dire, modulo questa cosa, gli faccio fare un'attività seduto, poi lo faccio muovere. Quindi bisogna modulare. Questo è l'equivalente che poi, se abbiamo modo di affrontarlo, è l'equivalente di quello che succede nella scuola, poi nella scuola elementare, dove l'insegnante ha la necessità di comprendere bene le capacità di ciascun Quindi di alunno. andare incontro al Sì, bambino. perché gli alunni quando arrivano in prima elementare non tutti hanno la stessa capacità di attenzione e concentrazione. E questo dice anche Quindi, perché molto se io gli sulla... chiedo a un bambino di prima elementare 4 ore di attività continua e questo ha una capacità, questo bambino ha una capacità di attenzione e concentrazione di 2 ore, e certo non, questo alunno, questo bambino creerà problemi perché non starà seduto, disturberà il compagno di banco e quant'altro. Quindi, La maestra in questo senso come anche qui vale dovrebbe... l'idea di interrompere dopo 2 ore, fargli fare qualcosina che lo fa alzare dalla... quindi spezzare un po' questa attività in maniera Inseguire da... le attitudini del Certo, bambino, le peculiarità caratoriali, quindi creare un certo rapporto di confidenza, di fiducia. assolutamente, assolutamente. Poi ci vogliono capacità, perché poi questo non ne discutiamo mai, ma mi prometteva Francesca che prima o poi facciamo un incontro sull'intelligenza emotiva. E poi credo che sia molto importante la capacità empatica e emotiva degli insegnanti a qualunque livello di Ecco, qual è rapportarsi l'atteggiamento che con un'educatrice dovrebbe avere nei confronti di un bambino?
Il primo impatto. Noi usiamo un termine che mi piace molto, un termine che diventa uno strumento fondamentale, devo dire non solo nel fatto di insegnare, ma nella vita, che è l'empatia. L'empatia è questa capacità di comprendere le emozioni, lo stato d'animo dell'altra persona, no? Allora, questo diventa uno strumento estremamente importante. Un bambino se ne accorge se l'adulto lo sta comprendendo. Se ne accorge se l'adulto emotivamente è vicino a lui. Mi capita molto spesso di mi portano bambini che appena entrano nella mia stanza non mi guardano, non comunicano, sono molto lì, Diffidenti. molto diffidenti, eccetera. Io in genere metto in atto delle cose che dopo un paio di volte, due o tre volte, sto bambino comincia a dialogare con me, a giocare, eccetera, no? E se ne accorgi. Quando uno fa a che fare con i bambini se ne accorgono come sei. Emotivamente, questa capacità che hai anche Perché hanno quella, di non rassicurarlo, deve hanno essere rassicurato. l'inibizione, sono, Sono molto sono. sensibili anche in Quindi ci vuole questo. una grande capacità emotiva per avere rapporti con i bambini. Non tutti hanno questa capacità di avvicinarsi ai bambini. Quindi però per una maestra ovviamente dovrebbe essere un requisito Sì, importante. c'era uno scrittore che diceva una cosa estremamente bella, dice che i bambini è difficile avere a che fare con i bambini, che non è tanto alzarsi alla loro altezza perché non hanno molta altezza, no? Ma è avere la capacità di sollevarsi all'altezza dei loro sentimenti. Quindi è un rapporto molto emotivo in questa fase, no? Perché loro magari non hanno quell'esperienza che l'adulto ha, sono Ma molto. Si devono buttano, si fidarsi lanciano. dell'adulto, devono Sono fidarsi devono dell'adulto. fidarsi, esatto. Quindi Allora, sempre è se appunto. vogliamo essere autorevoli anche con i bambini, dobbiamo mettere in atto queste dinamiche, che sono dinamiche legate alla nostra intelligenza emotiva, non alla razionalità o alla capacità, la bravura professionale, no? Ci sono professori, insegnanti, anche poi nell'età di adolescenti, che sono bravissimi insegnanti, ma hanno pessimi rapporti con i ragazzi, perché Non sanno entrare con loro sono in bravissimi sul piano contatto. didattico, ma quindi specialmente con quindi ci vogliono queste capacità per le educatrici devono avere quindi per, come dire, riassumere un po' quello che abbiamo detto su questo aspetto. Le educatrici devono avere la capacità innanzitutto di comprendere i bambini nella loro diversità. Questo diventa fondamentale. E l'altro avere una capacità emotiva di avvicinarsi ai bambini in maniera da instaurare un rapporto di autorevolezza. Quindi gli creare delle strategie educative. Esatto, esattamente. Le strategie educative le crei nel momento in cui hai costruito questo rapporto. Un'altra domanda, sempre inerente anche al ruolo delle educatrici, ecco l'apprendimento. Cosa deve fare un'educatrice, una maestra nel momento in cui ha a che fare con dei bambini che presentano magari dei problemi, mi ho parlato prima di problemi di concentrazione, di attenzione. Sì, se ci riferiamo alla scuola materna, allora lì qual è il bisogno? Intanto sappiamo che il più grande strumento di apprendimento per i bambini è il gioco. Questo sto dicendo una cosa banale ma molto vera. E attraverso il gioco insegnano. Qual è in quel momento, nel periodo della scuola materna, dobbiamo farli crescere anche dal punto di vista, come abbiamo detto prima, dello sviluppo psicomotorio, perché poi il bambino deve cominciare a imparare a scrivere. È un'attività che richiede che cosa? Richiede intanto una maturità adeguata dal punto di vista psicomotorio, richiede una maturità dal punto di vista del rapporto oculo-manuale, richiede l'attività di interiorizzare i simboli della scrittura. Quindi, in quel momento il bambino è estremamente recettivo, Quindi il gioco è però è fondamentale. attraverso il gioco che il bambino comincia ad apprendere. Se il bambino si annoia o percepisce che quell'attività che gli viene chiesta è
dura, cosa non apprende. Certo, e a questo proposito. Naturalmente il bambino deve avere quelle capacità, dicevi anche, dicevi prima, del fatto di avere una capacità di concentrazione e attenzione, ma questa è legata anche allo sviluppo generale del bambino. Se ci sono bambini, perché ci sono in effetti, che si annoiano spesso, nel senso perdono interesse quasi immediatamente di una cosa, di un oggetto, anche acquistato, voglio dire, di recente, allora qua forse si entra in un campo un po' particolare, perché ci sono bambini che per esempio al gioco tendono a preferire lo stare davanti alla televisione, allora per magari alcuni genitori farli stare un po' tranquilli, tra virgolette, tendono a lasciarli. Sì, qui non abbiamo finito perché l'argomento dell'incontro di oggi è talmente vasto, perché ad esempio anche questo discorso di come atteggiarci come genitori rispetto alla televisione, rispetto a, adesso non è solo televisione, adesso è televisione, adesso è computer, adesso è tablet, adesso è videogiochi eccetera, no? E, indubbiamente questo, se da un lato può essere uno strumento, possono essere strumenti di crescita, dall'altro lato possono essere anche inibenti rispetto a certe capacità. Anche per quanto riguarda l'apprendimento. Perché un anche per quanto riguarda l'apprendimento, fronte... perché abbiamo notato, queste sono ormai ricerche che ci sono nel mondo, che l'utilizzo di questi strumenti, diciamo, chiamiamoli così, tecnologici, hanno diminuito la capacità di attenzione e di concentrazione dei bambini. Quindi c'è una regressione. Quindi in qualche maniera passano da strumenti positivi, nel senso che possono aiutare, a invece strumenti inibenti, negativi. Quindi, e qui entra in gioco il discorso che dicevo prima delle regole, certo non si può lasciare un bambino per ore e ore davanti, per ore, ore davanti a, certo, a un computer o davanti a una televisione. Bene, di questo e di molto altro, ovviamente, tra cui anche parleremo dei bambini in rapporto con il cibo, e ne parleremo appunto subito dopo una breve pausa, tra poco. Tra grazie. Poco.